Tutto il collegio è solo su Rai Play. Scarica l'app. Oddio, c'è il prezzo in radio. Corri. Buongiorno. Buongiorno, carissimo. Come mai tu manchi in più? Il bidello non ha contato bene. Accomodatevi. Chissà chi arriva. Cari collegiali, come vi ho detto fin dall'inizio, noi apriamo il nostro collegio. Lo apriamo al presente. Buongiorno signori e benvenuti a questa primissima emissione di Super Radio Love. Lo apriamo al futuro. Stasera, per la prima volta, le trasmissioni della RAI saranno a colori. Atomico! E lo apriamo anche al passato. Il professor Carnevale mi ha chiesto di invitare qua degli ex collegiali. No! Le divorture, ti prego, le divorture! Che non erano, diciamo, nell'albo d'oro del collegio. Fammi ascoltare. Ma fiducioso nel fatto che l'esperienza del collegio gli abbia aiutati a crescere, ho accettato la proposta del professore. Signora sorvegliante, per cortesia. No! Niente di meno! Niente di meno! Marilu! E qual è Marilu? Nel 1968 le gemelle Fazzini frequentavano il collegio. Obiezione. No, non c'è nessuna obiezione, è un fatto. Le cascate della gara. Durante il corso di studi, Cora e Marilù, il diavolo e l'acqua santa, si sono scontrate con professori. Non mi manca l'educazione, amore, ciao. Vaffanculo. Sorveglianti. Lei sta seduta e lei viene con me, punto. Io non ci vado dal presidente, sta mia sorella. Compagni. Metti le mani in faccia. Non sono stupida. E perfino tra di loro. Marilù! Oh! Il loro temperamento ribelle e spesso offensivo nei confronti delle autorità. Lei va al posto. No, sto nervosa. Lei va al posto. Ha costretto il preside a prendere una decisione drastica. Siete entrambe espulse con vergogna da questo collegio. Fuori! La lezione impartita dal collegio sarà servita? Vi amo! Ciao, ciao a tutti. Io sono Cora, mi presento. Io sono Marilù. E lei è Marilù. L'esperienza del collegio vi ha lasciato qualche buona traccia oppure no? Assolutamente sì. Ci è servito per farci crescere. Eravamo piccoline, ci è stato tanto d'aiuto. Sono cresciute a regola d'arte. Breve, complimenti. Bene. Buona lezione, ci vediamo più tardi. Grazie. Allora ragazzi, ho voluto che fossero qui le signorine Fazzini perché oggi vorrei fare una lezione che parla di gemelli. La prima domanda che voglio farvi è: com'è essere gemelli? Essere gemelli è una cosa bellissima, è un'emozione unica. Lei è la mia forza, quindi nel momento del bisogno c'è lei. Non so se voi avete qualcuno che voi reputate la vostra metà. Sembra una cosa un po' speciale perché comunque ti lega a una persona, quindi inevitabilmente quello che succede a lei poi lo senti anche tu. Senti le emozioni allo stesso modo. Le ho viste molto cresciute, un sacco cresciute anche nel modo di parlare, dolcissime. Questa è un'opera di Frida Kahlo. Guardate quanti simboli ci sono all'interno di questa immagine. Riuscite a individuarne qualcuno? Sicuramente due cuori legati, la forbice. Sono delle forbici chirurgiche. Servono per suturare, per evitare. Chiudere. Quindi come se l'altra sorella sta prendendo il dolore suo e lo sta cercando di chiudere. Frida Kahlo di fatto non aveva né una sorella né tantomeno una sorella gemella. Dunque parla di sé. Avete capito quanta narrazione può esserci in un'opera che parla proprio di doppio? Voi vi rivedete in questa cosa? Beh, assolutamente sì. Lei è un individuo, però sicuramente ci sono due parti di lei, quindi la parte della società in cui lei viveva e dall'altra l'altra figura dove lei vuole emanciparsi e quindi vuole anche, cerca anche secondo me sostegno da questa figura, no? Fiorella? No. Cosa ne pensa lei? Complimenti ai genitori. Imbarazzo. No, volgare, volgare. Io sono un gentleman.
non avevano la stessa proprietà di linguaggio che c'hanno mo. Ah, quindi i complimenti alla mamma era per la proprietà linguistica, per l'eloquio. Sì, sì, è certo. È normale che magari neanche loro si aspettavano il nostro cambiamento. Siamo piccole donne, ecco. Ancora piccole, cioè cambieremo ancora, si spera in meglio.